Ciao ragazze, questo non sarà un make-up tutorial, ma sarà più che altro un video risposta per alcune di voi che mi hanno chiesto come faccio ad avere i denti così bianchi. Ora, io non ritengo che i miei denti siano particolarmente bianchi, comunque voglio condividere con voi questa tecnica. Allora, utilizzo quotidianamente lo spazzolino elettrico, con questo appunto, c'è il mio nome. E utilizzo un dentifricio da supermercato con effetto sbiancante, non ne ho uno specifico, lo vario sempre. Uno che mi era piaciuto moltissimo, ma che purtroppo non è in commercio qui in Italia, è il dentifricio della Rembrandt ed è veramente, veramente fenomenale, sbianca tantissimo. Ha un odore e un sapore abbastanza schifoso, consentitemi il termine. Devo dire che è molto molto efficace. Circa 2 anni fa ho utilizzato il trattamento sempre di questa marca, appunto della Rembrandt. Nel box a destra, alla vostra destra, riporterò il link per vedere sia il dentifricio sia il trattamento. E questo trattamento aveva fatto un lavoro fenomenale, aveva sbiancato tantissimo i miei denti. Purtroppo viene venduto soltanto negli Stati Uniti o quantomeno non qui da noi e di conseguenza era un po' difficile recuperarlo. Quando sono stata a Miami quest'inverno non l'ho trovato, altrimenti l'avrei ricomprato. Però devo dire che questa tecnica che adotto, sto adottando da un po' ormai, è davvero molto efficace. Che cosa serve? È semplicissimo, del semplice bicarbonato. Io ecco, dalla scatola ho travasato un pochino del bicarbonato in questo pot. Dopo aver lavato accuratamente i denti, cerco di asciugare un pochino la testina dello spazzolino ma ancora quando la testina appunto è ancora un pochino umida, prelevo un pochino del bicarbonato in questo modo. Vedete? Dopodiché lo applico sui denti e procedo. Continuo la pulizia per al minimo 3 minuti e di tanto in tanto vado a riprendere di nuovo il mio bicarbonato e lo continuo a passare. Ora, perché utilizzo il bicarbonato? Innanzitutto perché, come avrete notato qui, faccio vedere, è una polvere un minimo granulosa, quindi con l'aiuto dello spazzolino da denti andremo ad avere questo leggero effetto esfoliante che ci aiuterà appunto a eliminare le macchie in superficie che si sono formate, non so se fumate, io ecco non fumo, però si formano con il caffè, con la liquirizia, con il tè e tanti altri cibi e bevande. Non solo, quindi per via di questo potere esfoliante ci aiuta a pulire innanzitutto più a fondo la nostra bocca senza rovinarla. Essendo appunto un microgranulo e non un granulo normale, non ha un potere così alto da appunto rovinare lo smalto dei nostri denti, però allo stesso tempo ha il potere di eliminare le macchie. Inoltre il bicarbonato di sodio è famoso per il suo potere sbiancante. Quindi se per esempio lo mettete nella lavatrice dovete assicurarvi che i vestiti siano tutti bianchi, altrimenti avrete delle piccole sorprese. A me capita ogni tanto. Diciamo che potreste vedere degli ottimi risultati già dopo 2 settimane di applicazione. Ovvio è che questa tecnica non la dovete utilizzare tutta la vostra vita una volta al giorno. È un trattamento che può essere ripetuto, non so, per un mese, poi viene interrotto e di tanto in tanto quando si avverte l'esigenza di una pulizia più profonda e sbiancante, utilizzare appunto questa tecnica. Io per esempio la sto utilizzando da circa 2 settimane, ma neanche tutti i giorni, una volta ogni 2 o 3 giorni, infatti l'ho fatta l'altra ieri, insomma un po' giallini. Un'altra tecnica per sbiancare i vostri denti, ma che attenzione non consiglio, è quella di procedere con limone e sale. Ora, perché non consiglio quest'altra tecnica? Perché si è visto
che appunto il potere corrosivo del limone è tale da poter corrodere, scusate il gioco di parole, lo smalto sui vostri denti e quindi può diventare appunto nocivo. Non fraintendetemi, non sono una dentista assolutamente, questo è quello che però mi ha detto il mio dentista, quindi ecco, magari volevo condividerlo con voi. Ah, un'altra cosa, oltre appunto al bicarbonato, una volta al giorno faccio gli sciacqui con Listerine Whitening, aiuta appunto ad eliminare quelle fastidiose macchie che si creano sui denti. Ed inoltre, vabbè, Listerine lo conoscete, insomma, è molto buono perché mantiene l'alito fresco e aiuta anche a combattere la placca. E spero che questo tutorial sia stato di vostro gradimento e soprattutto vi sia stato utile. Un bacione a tutti e buona giornata! Ciao!